Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Libro di Cielo, volume 4, capitoli 98 e 99, 29 dicembre 1901 e 6 gennaio 1902. Stando tutta oppressa, quando ho appena visto il mio adorabile Gesù, onde guardandomi mi ha detto: figlia mia, per chi vive alla mia ombra è necessario che soffrano, che soffino i venti delle tribolazioni, a ciò che l'aria infettiva d'intorno non possa penetrarvi anche al di sotto della mia ombra. Quindi i continui venti, agitando sempre quest'aria malsana, la tengono sempre lontana e vi fanno spirare un'aria pulissima e salubre. Detto ciò è scomparso ed io comprendevo molte cose su ciò. Ma non è necessario spiegarmi perché credo che è facile comprenderne il significato. Stando nel solito mio stato, dopo aver molto aspettato, è venuto per poco il mio amantissimo Gesù e mettendosi vicino a me mi ha detto: figlia mia, chi cerca di uniformarsi in tutto alla mia vita non fa altro che accrescere un profumo di più e distinto a tutto ciò che feci nella mia vita, in modo da profumare il cielo, tutta la chiesa ed anche gli stessi cattivi sentono spirare questo profumo celeste. Tanto che tutti i santi non sono altro che tanti profumi
e quel che più rallegra la Chiesa ed il cielo perché distinti tra loro. Non solo, ma chi cerca di continuare la mia vita operando ciò che feci dove può e non potendo almeno con il desiderio e con l'intenzione, io lo tengo nelle mie mani, come se stessi continuando tutta la mia vita in detta anima, non come cosa passata, ma come se presentemente vivessi. E questo è un tesoro nelle mie mani, che raddoppiando il tesoro di tutto ciò che operai, lo dispongo a bene di tutto il genere umano. Non vorresti tu essere una di queste? Io mi sono vista tutta confusa e non ho saputo che rispondere. E Gesù mi è scomparso, ma poco dopo è ritornato. Ed insieme vedevo varie persone che molto temevano della morte. Onde io, vedendo ciò, ho detto: amabile mio Gesù, sarà difetto in me questo non temere la morte, mentre vedo che tanti la temono. Ed io invece, pensando solo che la morte mi unirà per sempre con te e terminerà il martirio della mia dura separazione, il pensiero della morte non solo non mi dà nessun timore, ma mi è di sollievo, mi dà pace e ne faccio festa, lasciando da banda tutte le altre conseguenze che porta con sé la morte. E Gesù: figlia, in verità quel timore stravagante di morire è sciocchezza, mentre ognuno tiene tutti i miei meriti, virtù ed opere per passaporto per entrare in cielo, avendone io fatto a tutti donazione. Molto più si profittano di questa mia donazione, che ha aggiunto il suo, e con tutta questa roba, ma quale timore si può avere della morte? Mentre con questo sicurissimo passaporto l'anima può entrare dove vuole, e tutti per riguardo del passaporto la rispettano e le fanno il passaggio. A te poi questo non temere affatto la morte avviene dall'aver trattato con me ed aver sperimentato quanto è dolce e cara l'unione col sommo bene. Ma sappi però che il più gradito omaggio che offrire mi si possa è desiderare di morire per unirsi con me. Ed è la più bella disposizione per l'anima per purgarsi e senza alcun intervallo passare addirittura per la via del cielo. Detto ciò, è scomparso. Nella divina volontà a cui ci fondiamo, cerchiamo di penetrare le suggestioni molto belle di questi due capitoletti del quarto volume. Numero 1, ecco, potremmo chiosarlo con un brano della Sacra Scrittura: è necessario attraversare molte tribolazioni per entrare nel Regno dei Cieli. Questa è del Nuovo Testamento, ma ce n'è anche una dell'Antico. Figlia, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione, dice il libro del Siracide, se non ricordo male. Questo è proprio l'Incipit, i primi versetti. Ma anche Gesù non fa mistero di queste parole, no? Chi vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Dice ancora nel Vangelo: voi avrete tribolazione nel mondo, ma non abbiate timore, io ho vinto il mondo. Ecco, ce ne sono molti altri di passaggi che ruotano intorno a questo tema. I venti delle tribolazioni. Ricordiamo questa immagine: uno che conosce il Vangelo immediatamente penserà anche alla casa costruita sulla roccia o sulla sabbia, no? Caddero le piogge, straliparono i fiumi e soffiarono i venti. Quindi qui Gesù ci dà l'interpretazione autentica di queste immagini, no? I venti sono le tribolazioni. E sappiamo che il vento scuote, no? Gesù dice: le tribolazioni sono necessarie perché l'aria infetta non possa penetrare anche al di sotto della mia ombra. Ovviamente qui sta parlando per chi vive alla mia ombra. Bellissimo.
fu della Divina Maria che fu detto: su te si stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo, no? All'ombra delle tue ali mi rifugio, dicono i salmi, bellissimi. E passaggi del cantico molto molto belli, no? Mi riposai all'ombra del suo amore, adesso non ricordo a memoria bene i passaggi. Al riparo della sua ombra mi sono seduta, mi sembra dolce il suo frutto, questo dovrebbe essere un passaggio del cantico dei cantici. Il Signore è il tuo custode come ombra che ti copre, dice lo splendido Salmo 120, no? Questo perché, ci sono molti perché, ecco. Le tribolazioni vissute nella fede ci uniscono al Signore, ci rendono soprattutto perfettamente conformi a Lui e alla Divina Maria. La vita di Gesù e di Maria fu una ininterrotta unione alla croce, anche se fu piena di gioia, di felicità, ma la gioia e la felicità furono vissute nelle croci, in compagnia fedelissima delle croci, e mai al di fuori della croce. Luisa dice che comprendeva molte cose, ma non è necessario spiegarle perché credo sia facile comprenderne il significato. Non è molto difficile. Se l'uomo non sta ben crocifisso e quindi sperimenta continuamente anche la sua necessità di stare unito al Signore, perché non si può stare sulla croce serenamente e felicemente se non ci si unisce al Signore, se non si offre soprattutto tutto, quindi se non ci si sta abbandonati, accettando, volendo soffrire. È un fatto molto profondo questo qui, no? Senza questo non si può stare sulla croce. Quindi la sofferenza necessariamente, a chi vive all'ombra di Gesù, certamente, attenzione a questa piccola premessa, rafforza l'unione con Lui e tiene lontano l'aria infettiva. Cos'è l'aria infettiva? L'aria infettiva è volgersi, o peggio attaccarsi, a qualunque cosa che non sia Lui o Lei. Non parliamo neanche di peccato o di cose di questo genere, no? La vita di chi vive all'ombra di Gesù, attenzione, pur essendo una vita pienamente vissuta, quindi dentro l'adempimento perfettissimo, neanche perfetto, di tutte le volontà dell'Altissimo, di tutti i comandamenti, di tutti i doveri, di tutto ciò che Gesù ci fa comprendere piano piano che vuole da noi, però è vissuta in questo stato di unione assoluta con Lui solo. Questo è un discorso che prepara anche la comprensione delle parole sia di Luisa che di Gesù sulla seconda parte del secondo capitoletto, no? La morte. Gesù spiega una cosa molto semplice: un fedele cattolico che sia degno di questo modo non può avere paura della morte, temere la morte, perché c'è il passaporto, sono i miei meriti, le mie virtù, le mie opere. Gesù è morto per tutti. Non è uno scherzo quello che ha fatto per noi. Quindi quel timore stravagante di morire è sciocchezza, e si può anche aggiungere è, come dire, direttamente proporzionale, cioè il timore della morte è tanto maggiore, potremmo dire inversamente proporzionale al tasso di fede. Molta fede, pochissimo o nessun timore della morte. Poca fede, molta lontananza da Dio, grande timore della morte, anche perché il timore della morte, ci ricorda la lettera agli ebrei, è una delle leve con cui il diavolo ci tiene sotto scacco, il suo potere. Capitolo secondo. Ecco. Perché se la morte è la fine di tutto, allora bisogna godersi la vita, con tutti i piaceri di questo mondo, e quindi staccarsi da Dio e fare una valanga di peccati, no?
ancora più bello è il rapporto con la morte che hanno gli amici di Gesù. Gli amici di Gesù, spiega Luisa, non solo non temono la morte, ma la desiderano. Il pensiero della morte non mi dà nessun sollievo, ma non mi dà nessun pensiero, ma mi è di sollievo, perché penso che finalmente sarò per sempre unito con te. E Gesù dice anche: il più gradito omaggio che offrirmi si possa è desiderare di morire per unirsi con me. Ed è la più bella disposizione per l'anima per purgarsi e senza alcun intervallo passare addirittura per la via del cielo. Bisogna ovviamente fare attenzione, perché molte sono le persone che io ho conosciuto che desideravano morire, ma desiderare di morire di per se stessa è una cosa non buona, no? Pensiamo a chi si toglie la vita, o a chi si suicida, o a chi desidera morire perché è depresso, o perché è incapace a vivere la vita terrena, o perché non vuole compiere i propri doveri, a volte c'è anche un grande egoismo, no? Non vuole lavorare per correggere se stesso, no? Si illude, insomma, che se muore va dritto da Gesù, quando se morisse in quello stato si farebbe una bella scorpacciata, ecco, di lungo e doloroso purgatorio, no? Ecco, quindi qui è il desiderio di morire mosso dalla carità, quindi dall'aver gustato quanto è buono e quanto è bello il Signore, e quindi dal, come dice la mamma di Sant'Agostino, non c'è nessuna attrattiva per vivere qua giù, non mi interessa di nulla, ecco, e c'è solo un grande desiderio di essere liberato dal carcere, come veniva rettamente e correttamente chiamato il corpo, e che termini questo esilio, perché noi stiamo in esilio, duro esilio, e per gli amici di Gesù, quando si parla di tribolazioni, vivere in stato di esilio, quindi siamo in esilio, dice San Paolo, lo dice nelle sue lettere, no, finché siamo nel corpo siamo in esilio, lontani dal Signore, e camminiamo nella fede non ancora in visione, è una delle letture che si legge anche nella celebrazione delle esequie, no? Siamo pieni di fiducia e confidiamo di essere liberati presto per andare dal Signore, e sappiamo, ecco, che in persone come lui e altri mistici, che quindi hanno avuto molta familiarità, come Gesù spiega, con Gesù o con Maria Santissima, veramente diventa un tormento la vita terrena, tormento certamente sempre santamente vissuto, offerto, quindi vissuto in unione con la Divina Volontà, quindi senza voler fare forzature, ma lo è, come ogni privazione, no? I libri di Luisa sono, è strano, insomma, no? che un capitolo cominci o senza far riferimento al suo solito stato, oppure dal momento che Gesù non ci veniva mi sentivo crepare, mi sentivo morire, eccetera eccetera, tutte queste cose qui, no? Perché è così, forse molti di noi desiderano, comprensibilmente, no? Desidererebbero, insomma, questi non sono desideri che possiamo accarezzare se non nella forma di sogni proibiti, diciamo così, diciamo, magari vedessi Gesù, magari vedessi, certo sarebbe una grande grazia, ma sarebbe anche un'ulteriore grande croce, perché uno conoscerebbe un dolore che non conosce, come queste, cioè, perché se tu hai visto una cosa, cioè, bellissima, già se uno comincia a conoscere un pochino Gesù, anche nella vita di grazia lo desidera, no? Certo, anche noi non moriamo vivendo, non moriamo e non viviamo morendo, perché noi non abbiamo idea di come sia fatto il paradiso, ma se Dio non voglia, veramente Dio, avessimo un'idea di come sia fatto il paradiso, ma staremmo con le convulsioni dalla mattina alla sera, non ci vorremmo stare neanche un altro secondo in più sulla terra. La divina bontà, anche per farci camminare nella fede e per rendere meritori i nostri atti, grazie a Dio ci preclude questa cosa, però questo è. E chi ha visto Gesù o la Madonna, come questi grandi santi e mistici, conosce una forma di tribolazione ulteriore, che
ordinariamente i comuni mortali non conoscono, ecco, perché non sanno quello che si perdono. Noi possiamo immaginare la bellezza di Gesù, di Maria, la loro dolcezza, ma cioè, vedere anche solo le loro santissime umanità, che non è ancora avere la visione beatifica, presumo che sia esperienza, insomma, del tutto beatificante, no? Io ogni tanto ci penso, dico, ma tutti questi veggenti che girano, che vedono la Madonna, beati loro, no? Ma come si sentiranno quando finisce l'apparizione? Saranno felicissimi quando comincia, ma certamente non molto felici quando finisce, no? Perché in questo mondo tutto inizia e tutto finisce. Ecco perché il desiderio del paradiso è un desiderio beato, insomma, perché lì c'è un inizio che non conosce la fine. Non ci sono più separazioni, momenti di prova, ecco, tribolazioni a volte forti, non c'è più niente di tutto questo. Come si arriva a questo? Gesù qui, nella prima parte del secondo capitoletto, fa una lezioncina sull'uniformarsi in tutta la sua vita, perché in fondo chi è che non solo non teme la morte, ma non vede l'ora di morire? Attenzione, non vede l'ora di morire, dice al buon Padre Pio, è il desiderio che va temperato sempre con quell'altro, che non vedo l'ora di morire, ma però se tu vuoi che io rimanga anche a lungo qui in esilio per darti gloria, gusto, anime, per servirti anche altri 200 anni. Questo è sommamente gradito a Dio, no? Ora, questo viene gustato pienamente, dice Gesù, da chi cerca di uniformarsi in tutto alla sua vita. Diventare santi vuol dire uniformare la nostra vita a quelle di Gesù e di Maria. Uniformare, attenzione, uniformità, Quindi una forma sola, quindi assumere la forma di Gesù e di Maria in tutte le cose. In tutte le cose. È il tema dell'imitazione di Cristo, dell'imitazione di Maria, no? Qui Gesù, nei primi volumi, ricordiamo sempre, fa la scuola, fa una buona scuola anzitutto di santità. Ricordiamo sempre che questi volumi sono propedeutici, perché non si assolutamente giunge alla vita nel divin volere bypassando questi punti. Cioè, come anche altri miei cari amici e più autorevoli e commentatori e interpreti degli scritti di Luisa dicono, cioè gli scritti della Divina Volontà devono essere un pochino, come dire, interpretati, un po' come, credo di averlo detto anche io altre volte, un po' come Gesù nel Nuovo Testamento, per esempio nel discorso della montagna, interpreta il Vangelo in relazione all'Antico Testamento. Dice, io non sono venuto per abolire, io sono venuto per completare, quindi, cioè, ribadisco tutto, tu quello lo devi vivere. Ti porto oltre, ad uno stato più perfetto, d'accordo? Ma cioè, lo stato perfetto presuppone l'imperfetto. Gesù anche spiega che non è venuto è venuto a parlare esplicitamente e dettagliatamente della divina volontà nel XX secolo, perché se l'avesse fatto prima, già ci capiscono poco adesso, dopo 2000 anni di storia della Chiesa, figuriamoci se l'avesse fatto prima, non avrebbe capito niente nessuno. Perché è come se tu a un bambino delle scuole elementari lo porti a sentire una lezione di un master di economia, che non sa neanche leggere e scrivere. Cioè, quello sentirà dei suoni, non capirà neanche il significato del 90% delle parole, ma certo non capisce un master di economia a 5 anni. Ecco, quindi non si vive nella divina volontà senza essere passati per la santissima umanità di Cristo e di Maria, senza aver compiuto e continuare incessantemente, perché noi non dobbiamo, come dire, concepire queste cose in termini prettamente cronologici, no? Dice, vabbè, adesso ormai ho abbastanza uniformato la mia vita a quella di Gesù e di Maria, adesso passiamo oltre, no? Cioè, fino a quando siamo in questo mondo, lo sforzo di uniformare la nostra vita, Gesù e Maria, in ogni circostanza della nostra esistenza, in ogni attimo, istante della nostra vita umana, permarrà per tutta la vita. Il
d'accordo? Come reagisco io, per esempio, dinanzi alle cose, no? Come mi comporto, che stile ho? Noi abbiamo davanti gli esempi, quindi lo sforzarsi di piacere a loro e di riprodurre, come Gesù tra l'altro dice, fedelmente, ecco, l'impronta, l'immagine della loro vita terrena, è compito propedeutico alla vita nella divina volontà, ma è anche compito, potremmo dire, concomitante, d'accordo? Cioè, perché non è che si raggiunge un traguardo e poi quello lo metto, ecco, qui c'è una piccola differenza, nel senso che nella scuola, se io la terza media l'ho presa, ormai l'ho presa, non è che devo tornare a studiare le materie delle scuole medie, c'ho il titolo, qui i titoli vanno sempre esercitati, d'accordo? Non è che tu li prendi una volta per tutti e quindi li puoi dare per scontate tante cose, no? Perché ci abbiamo il fattore S, che è Satana, ci abbiamo le nostre debolezze, ci abbiamo le nostre miserie, cioè prima di giungere al fatto che Satana ci vede e scappa lontano da noi e le nostre passioni provano a muoversi e manco fanno A e vengono schiacciate dalla divina volontà operante in noi, insomma ce ne vuole un pochino, non possiamo darlo per presupposto per scontato, ci dobbiamo credere perché Gesù ha promesso che questo accadrà a chi vive nella divina volontà, però non possiamo presumerlo né essere per questo presuntuosi o poco attenti o illusi, ecco. Quindi fino a quando questo non accadrà e non sappiamo neanche quando accadrà, perché ricordiamo sempre che nelle cose spirituali nemo iudex in causa propria, come dicevano i romani per le cose giuridiche, nessuno può essere giudice di se stesso, bisogna sottoporre il nostro giudizio agli altri e non soltanto agli altri padri spirituali, ecco. Perché se mi arriva, ricordiamo quello che sto dicendo, la voce che una persona coglie in me, una cosa anche non vera, d'accordo? Ma questo percepisce, e io non ho l'umiltà di recepire questa cosa e rettificare il mio comportamento, perché non basta che io non abbia un difetto che mi si attribuisce, questo lo dicono i santi, non deve neanche esserci la parvenza o l'impressione o l'ombra di questo. E se ci fosse qualche comportamento magari così equivoco che questo lo lascia trasparire, io questo lo devo togliere. Pensiamo agli uomini, cioè questo vuol dire anche essere sottoposti al giudizio, questo non è, ma tu vivi in funzione del giudizio del prossimo, no, non si tratta del giudizio del prossimo, come dire, con quella preoccupazione delle persone piccine, mi si perdoni il paragone, un po' da paese che devono salvare la faccia, l'apparenza, ecco, antistile perfettamente farisaico, perché non nessuno chiacchieri, no, qui si tratta delle cose serie, se una persona pensa che tu sei un burbero o uno scostante, questo è un problema, perché questo non è lo stile di Gesù e di Maria. Gesù e Maria non erano burberi o scostanti, Gesù e Maria erano affabili, dolci, accoglienti, prossimi al prossimo. E dice, ma io non lo sono, questo è che ho la faccia così, è il carattere. Dico, va bene, cerca di fare in modo che nessuno lo pensi. Così, andrà molto meglio. L'uniformità alla vita di Gesù e di Maria è un passaggio fondamentale della nostra vita di santificazione e Gesù spiega che quando si vive in questo modo, ed è bello anche l'immagine che dà, no? C'è un'uniformità alla sua vita che genera però una pluriformità di profumi di santi, no? Perché certamente ogni santo e ogni persona anche, no? Scompare
uniformandosi alla vita di Gesù e di Maria, ma certamente però si porta dietro, come dire, la propria individualità creata da Gesù stesso, cioè anche, come dire, quelli che San Tommaso chiama gli accidenti propri, no? Cioè, noi abbiamo dei tratti caratteristici inconfondibili, si pensi anche al dato evidentissimo, il timbro della voce, no? È una nostra caratteristica, cioè chiunque conosce una persona, se sente la voce la riconosce subito, no? Ma pensiamo anche al nostro stile, no? Il nostro stile di comunicare, il nostro stile di parlare, il nostro modo di operare, di relazionarci, cioè è chiaro che c'è un modello che noi cerchiamo di seguire, che è un modello perfettissimo dell'umanità e della vita di Gesù e di Maria, e però ci uniformiamo adesso, come dire, rimanendo noi stessi, ecco. No, quindi quando si dice che noi scompariamo, certamente è vero nella sostanza e deve essere vero nella sostanza, no? E quindi i nostri caratteri poi cambiano, i nostri difetti si sfinano, ma rimane quel quid che è la nostra personalità. La nostra personalità viene da Dio, cioè l'essere individuo, cioè la mia anima è stata creata da Dio ed è unica, d'accordo? Nella parola la mia anima ci si può e ci si deve mettere, chiunque ascolti questa meditazione e deve esserne consapevole, ma questo si trova negli scritti. Il mio ti amo a Gesù e a Maria, è il mio ti amo, è il mio ed è quello di nessun altro. Gesù vuole sentire anche il mio personalmente, non gli cioè gli importa di tutti quanti gli altri che sono vissuti, ma vuole il mio personale, d'accordo? Lo vuole sentire, lo vorrebbe, ecco. E è molto bello questo pensiero, e voglia il cielo che noi possiamo fare il possibile, sapendo che questo è percorso mai perfettamente compiuto, per uniformare in tutta la nostra vita a quella di Gesù e della Divina Maria. Santa Vergine Maria, che possiamo in tutto risolversi a uniformarci la nostra vita alla vostra, e ottienici sempre la sapienza di cui tu sei la sede per riconoscere, ecco, la portata salutare e salvifica di tutte quante le tribolazioni in cui il Signore permette che ci troviamo, e anche sorella morte corporale, ecco, non sia mai per noi uno spauracchio, ma sempre, sempre, un qualcosa che o non fa paura, o è addirittura oggetto di sano e santo desiderio, non certamente malato, ecco, perché sarà il momento in cui il nostro esilio sarà definitivamente finito. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per perdonarti, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.